Allora, stavo seguendo Empoli-Bologna con un certo interesse perché per motivi di classifica un bel pareggiotto oggi sarebbe stato positivo per noi che battendo il Sassuolo saremmo andati a un punto dal Bologna, invece proprio al 94esimo mancava veramente poco. Gli uomini di Thiago Motta che stanno vivendo una stagione in un certo senso unica, memorabile, una delle migliori stagioni direi degli ultimi 20 anni. Sono riusciti ad avere ragione di una squadra in piena lotta per la zona di retrocessione come l'Empoli, quindi è finita 1-0 e si complicano un po' le cose perché la classifica alla vigilia della 29esima, questa era la prima partita della 29esima di Serie A, dice Inter 75, Milan 59, Juventus 58, Bologna 54. La Roma 48. Prima di Roma Sassuolo, 14 vittorie, 6 pareggi, 8 sconfitte, 54 i gol segnati, il secondo attacco del campionato dopo l'Inter, è un dato questo su cui riflettere, 35 le reti subite, Atalanta 47, Napoli 44, Fiorentina 43. Per quanto riguarda la zona salvezza, Lazio 40, Monza 39, Torino 38, Genoa 33, Udinese 27, Verona-Cagliari 26, Empoli-Lecce 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14. Quindi voi direte, ma perché te preoccupi tanto? Perché mi preoccupo perché questa rincorsetta al quarto posto ci va a sottrarre delle energie fisiche, ma soprattutto nervose, ad altri eventi come la partita col Milan di Europa League, perché per recuperare questo quarto posto è necessario vincere le partite e quindi è necessario fare poco turnover, eccetera, eccetera. Comunque, il quadro completo della 29esima dopo Empoli-Bologna prevede Udinese-Torino, Monza-Cagliari, Salernitana-Lecce, che è veramente a questo punto l'ultimissima spiaggia per la Salernitana. Poi c'è il derbino Frosinone-Lazio, che per come sta incasinata in questa fase la Lazio potrebbe anche riservare delle sorprese, perché è vero che hanno cambiato allenatore, ma è una squadra veramente in smobilitazione. E il Frosinone di Di Francesco è una squadra che ha molto bisogno di punti in questa fase. Queste sono le partite del 16 marzo, il giorno dopo, quindi il 17 marzo, Juventus-Genoa, Verona-Milan, Roma-Sassuolo e poi ci sono due partite molto interessanti, Atalanta-Fiorentina e Inter-Napoli, che potrebbero anche darci delle soddisfazioni per quanto riguarda appunto la lotta Champions. Vi leggo anche, mi porto avanti col lavoro, le partite della 30esima che si giocheranno dopo la sosta per le due partite della nazionale. Napoli-Atalanta, altra partita che ci può dare grandi soddisfazioni. Genoa-Frosinone, Torino-Monza, Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan, Bologna-Salernitana, Cagliari-Verona, Sassuolo-Udinese, Lecce-Roma, Inter-Empoli, quindi ci sarà anche un Bologna-Salernitana nel prossimo turno. Insomma, io comincio a pensare che questo Bologna dovremo batterlo proprio il 21 aprile allo Stadio Olimpico. Comincio a capire, a pensare che quella partita sarà importante. Sono arrivate anche le convocazioni per le due partite che si giocheranno negli Stati Uniti dell'Italia, due partite amichevoli contro Venezuela e Ecuador. Non ho ben capito qual è la logica di queste due partite negli Stati Uniti. Comunque, giovedì 21 marzo a Fort Lauderdale contro il Venezuela e domenica 24 a Harrison nel New Jersey contro l'Ecuador. Cioè non capisco, cioè nel pieno della stagione agonistica, perché andare a fare due partite
negli Stati Uniti, con due squadre che poi non prenderanno comunque parte agli europei, e quindi non so fino a che punto sono allenanti, anche perché il calcio sudamericano, sapete che è qualcosa di molto diverso dal calcio europeo. Comunque, vabbè, questo è. Allora andiamo a vedere i convocati. Non ci sarà Scamacca e non ci sarà neanche Cristante. C'è qualche novità. Tra i portieri sono stati convocati Gigio Donnarumma, Alex Meret del Napoli, Vicario e Carnesecchi, che è un po' il portiere emergente. Difensori Acerbi, Bastoni, Darmian dell'Inter, Bellanova del Torino, che avevamo già segnalato, se vi ricordate, proprio in Roma-Torino, che fece una bella partita a Bellanova. Un giocatore sulla fascia che ha gamba, che mi ha favorevolmente impressionato in quella partita. Buongiorno ancora del Torino, Cambiaso, ex Genoa della Juventus, Di Lorenzo del Napoli, Di Marco ancora dell'Inter, Giorgio Scalvini dell'Atalanta e Udoge, ex Udinese, che sta giocando nel Tottenham. Centrocampo, Barella, Bonaventura della Fiorentina, poi c'è la novità, Folo Runzo, giocatore nato a Roma tra l'altro, che per questo ha nazionalità italiana, di proprietà del Napoli, che è in prestito al Verona, che sta disputando un'ottima stagione, un giocatore alto 1,90 m, che segnò anche alla Roma, se vi ricordate, nel 2-1 di qualche tempo fa all'Olimpico. Sta disputando una stagione interessante, in gol anche nell'ultimo turno di campionato, nella rete decisiva a Lecce per la vittoria del Verona. Poi Frattesi, Jorginho, Locatelli, che secondo me non è un giocatore da nazionale, ve lo dico adesso, Pellegrini, che quindi è l'unico romanista che è stato convocato questa volta, attaccanti Federico Chiesa, Lorenzo Lucca dell'Udinese, un giocatore alto 2 metri. Sempre alla ricerca, diciamo, Spalletti del centravanti, il famoso centravanti, Orsolini del Bologna, Raspadori, Matteo Retegui del Genoa, Zaccagni della Lazio e anche Zaniolo, che sta andando male, decisamente male, nell'Aston Villa, che pare che interessi la Lazio, tra l'altro. Quindi sono due partite che nelle quali è lecito immaginare che Spalletti troverà questi giocatori nuovi che ha convocato, magari non per 90 minuti, li vedremo in campo, perché dovrà capire un po' di che pasta sono fatti. A me Folo Runzo, sinceramente, mi è piaciuto quando l'ho visto. Lo stavo vedendo anche appunto in Lecce-Verona. È un giocatore che ha una fisicità abbastanza importante, piuttosto dinamico, c'ha anche tiro. Vedremo se potrà essere magari una sorpresa. Quindi, tornando alla Roma, Roma-Sassuolo, una partita nella quale noi abbiamo un unico risultato possibile, la vittoria. Il Sassuolo quest'anno è una squadra che ha tanti problemi, non è assolutamente andata secondo previsioni, e poi queste squadre che partono magari per fare un campionato tranquillo e magari allungare un po' lo sguardo a qualche miracolosa qualificazione, magari in Conference League, e poi quando si ritrovano a combattere per rimanere in Serie A, inevitabilmente non reggono la pressione, perché mentalmente non sono stati preparati, non sono state preparate per questo. E infatti sono andati in difficoltà e hanno cambiato allenatore. Adesso c'è Ballardini, che nell'esordio ha perso a Verona, ma ha vinto però la partita successiva. Adesso non mi ricordo quale squadra, e comunque ha preso i 3 punti e quindi viene all'Olimpico chiaramente a fare barricate, tra l'altro privo di Berardi, che era il giocatore che si è infortunato seriamente, che è il giocatore più importante, più rappresentativo anche di questo Sassuolo. Quindi la Roma, anche dal risultato del Bologna, è condannata a prendere questi 3 punti, e faremo poi il bilancio,
in base ai risultati degli altri campi, di vedere un po' quale sarà la situazione, ma vediamo un po' se trovo. Allora, diciamo che, ripeto, Inter-Napoli ci potrebbe dare delle grandi soddisfazioni, perché il Napoli comunque quest'anno è chiaro che ha un deficit anche proprio di attenzione, secondo me, che abbiamo visto nella prima parte anche a Barcellona, di Barcellona-Napoli. Atalanta-Fiorentina, anche questa è una partita che potrebbe regalarci magari un pareggio, per farci rosicchiare 2 punti all'Atalanta. Quindi vedremo un po' questa giornata come andrà. Però ripeto, bisognerà saper gestire le risorse, le energie, ragionando in questa fase di marciare su un doppio binario. Bisogna lasciare aperta assolutamente la porta dell'Europa League, perché come ho spiegato anche in altri video, potrebbe essere un po' l'ultima occasione di vincere una Coppa Europea nei prossimi anni, perché tornando in Champions succede quello che è successo alla Lazio quest'anno, che va in Champions, magari arriva anche secondo in campionato, e poi tu vedi il girone, anche se siete anche fortunati, e poi esci però, quindi non lo so fino a che punto poi sia bello partecipare a una competizione che sia stimolante, che ti dà visibilità, però anche sapendo che l'addivertimento poi dura poco, quando invece magari in Europa League tu puoi fare, puoi seguire la manifestazione per tutto l'anno, arrivando fino in fondo, quindi partecipando emotivamente a tanti eventi e con qualche anche possibilità alla fine della stagione, di dire: cosa ho fatto quest'anno? Ho vinto l'Europa League, ho vinto la Conference League. Cioè, è interessante questa tematica, secondo me. Cioè, è meglio partecipare a un torneo prestigioso che poi non vinci, oppure è meglio essere competitivi e avere speranze fino alla fine di poter alzare la coppa in una manifestazione diversa? Tra l'altro, quest'anno l'Europa League, insomma, già aveva delle partecipanti belle, belle toste, perché abbiamo già ricordato che le squadre che sono retrocesse dalla Champions, delle squadre che sono retrocesse, solo il Milan è rimasto in corsa, sono state tutte eliminate, quindi questo è già un dato che ci dice che era c'era Mourinho che li chiamava gli squali che scendevano dalla Champions. Di questi squali ne è rimasto uno solo, che tra l'altro è capitato alla Roma nel sorteggio. Però questo ci dice che è stato un torneo molto, quest'anno, di un livello molto alto. Noi in Europa League veniamo da una finale e quindi siamo anche mentalmente ormai abituati a ragionare di arrivare fino in fondo. Siamo nei quarti, ci giochiamo l'accesso alla semifinale con una squadra italiana che conosciamo molto bene, che quindi non rappresenta un punto interrogativo, come tutto sommato poteva essere anche il Brighton, una squadra mai incontrata, di cui si sapeva poco, che poi nel confronto diretto si è rivelata una squadra debole. Il Milan sappiamo perfettamente che squadra è, conosciamo pregi, difetti, sappiamo che è una squadra molto lunatica, che ha in Leao il suo giocatore simbolo, ma anche simbolo di, appunto, di questa mancanza di costanza di rendimento anche all'interno della stessa partita. Un giocatore splendido, Leao, se fosse continuo sarebbe uno dei primi giocatori del mondo, se riuscisse a giocare per 90 minuti con la stessa continuità. Però con i suoi sprazzi spesso riesce a orientare le partite, perché in alcune situazioni, soprattutto nell'uno contro uno, è immarcabile Leao e determina a volte un gap proprio con le squadre avversarie.
Però una squadra che ha avuto tanti problemi anche di infortuni quest'anno, che ha dei problemi in difesa, sicuramente il reparto debole di questa squadra, a dispetto di un portiere che è molto forte, ma nemmeno lui sta giocando una grande stagione in realtà. Quindi la Roma deve seguire due binari, fare quello che deve fare quando gioca in Serie A con il Sassuolo, devi vincere con il Lecce, devi vincere, c'è poco da fare. Però ci sarà il problema della gestione, di un momento che sarà complicato, capisco che sarà complicato proprio a livello organizzativo proprio, del 7 aprile, 11 aprile, Roma-Lazio-Milan-Roma, anche perché la gara d'andata è una partita molto importante, non è che si può prendere un passivo, cioè, non è andata, poi perdi 1-0, ma non devi andare oltre l'1-0 contro il Milan, eh? Se perdi. Prima c'è questo Roma-Lazio che non puoi neanche tanto permetterti di perdere, perché per motivi di classifica, quindi De Rossi in queste due partite così ravvicinate dovrà, tra l'altro poi dopo 3 giorni c'è anche Udinese-Roma, c'è veramente un ingorgo tra il 7 aprile e il 18 aprile, proprio un ingorgo vero e proprio. Roma-Lazio, Milan-Roma in 11 giorni, Udinese-Roma, Roma-Milan, la gara di ritorno decisiva per il passaggio del turno, che sarà una partita importantissima, e anche promette anche di essere molto spettacolare. Roma-Milan, anche Milan-Roma, sono due partite molto interessanti. Però voi capite che con la rosa che ha la Roma, che è una rosa un po' stretta, e lo abbiamo visto anche ieri, no? A Brighton, quali sono le alternative dei vari Lukaku e Dybala, no? Parlare di Baldanzi come il vice Dybala è un prendere chiaramente per il culo i tifosi, insomma, è chiaro questo, no? Quindi in questi 11 giorni non è semplice, ragazzi, gestire il turnover, eh? Per cui speriamo che non, soprattutto di non avere infortuni in questa fase, non è infortuni importanti, in particolare del nostro giocatore più forte ma anche più a rischio, che è Paolo Dybala, perché Dybala in Milan-Roma e Roma-Milan ci serve, ragazzi. Ci serve come il pane, credo che potrebbe essere un giocatore determinante per il passaggio del turno, quindi ci sarà un problema di gestione, perché se Dybala fa 90 minuti contro la Lazio, il 7, l'11 non lo so in che condizioni sarà contro il Milan, quindi lì bisognerà prendere delle decisioni anche coraggiose. E da queste decisioni capiremo molto bene qual è il messaggio che la società guidata dai Friedkin ha recapitato a De Rossi, cioè cosa vuole effettivamente, cosa vuole da lui in sostanza, perché se vedremo che ci sarà un'attenzione maggiore verso il campionato, dovremo tirare le somme e capire che questa proprietà ha in testa, insomma, più il business del risultato sportivo. Ma io da tempo, purtroppo voi ormai avete capito che io ho da tempo finito la pazienza con questa società, perché sono stati troppi gli errori commessi, nascosti da la grande capacità di Mourinho di mettere nel mirino, e non è una qualità da tutti, determinati obiettivi e di procedere per obiettivi, anche a costo di uscire con la Cremonese in Coppa Italia. Ma lui ha messo sulla sua scrivania, ha fatto il progetto Roma di questa stagione è vincere la Conference League, il progetto Roma di questa stagione è vincere l'Europa League. Si è organizzato sulla base del materiale umano che lui aveva, che era un materiale purtroppo quantitativamente molto risicato, e ha centrato gli obiettivi al di là
rovescio della medaglia che questo ha comportato, cioè tutta una serie anche di sconfitte in campionato. Quindi questi risultati hanno nascosto i tanti errori che i Friedkin hanno commesso, che sono tanti errori considerando gli anni nei quali loro sono stati alla Roma, errori ad esempio di gestione di una dirigenza troppo risicata, poco rappresentativa, errori soprattutto di calciomercato, con soldi tante volte veramente buttati dalla finestra e a causa di un direttore sportivo inadeguato, e una cronica carenza, forse il problema più grande che hanno i Friedkin, di comunicazione. Sappiamo a malapena che voce ha Dan Friedkin, non mi risulta che parlino l'italiano, che abbiano imparato a parlare italiano. Sono dei personaggi che sono in una bolla, vivono in una bolla, cioè a voglia di vengono sempre a vedere partite, vengono sempre a vedere partite nella loro gabbietta come dei canarini in gabbia, ma vivono letteralmente in una bolla e non so nemmeno, l'ho detto tante volte, che tipo di capacità di comprensione del valore di certi giocatori abbiano, perché se avessero una capacità di comprensione media, avrebbero da tempo capito che non si poteva chiedere miracoli, perché io, se fossi un dirigente della Roma, quando vado a parlare, che magari ci sono le conferenze stampa che ti criticano perché magari arrivi quinto, sesto, eccetera, io direi: ma ragazzi, ma noi con questa rosa, ma cosa dobbiamo fare? Ma voi l'avete vista la rosa dell'Inter, del Milan? Cioè, noi abbiamo una rosa effettivamente da quinto posto, ecco. Diciamo che se tutti non fossero sempre stati bene, non si fosse mai infortunato Smalling, non si fosse avesse potuto giocare a pallone Renato Sanchez, se Dybala non fosse così soggetto a infortuni, eccetera, eccetera, diciamo che siamo da quarto posto, ma forse anche terzo, visto che la Juventus quest'anno sta andando anche male. Ma bisogna fare i conti con la realtà. I Friedkin tante volte hanno dato la sensazione di non fare i conti con la realtà, cioè di essere convinti di essere i proprietari di una grandissima squadra, forse sono i proprietari di una grande società che rappresenta una grandissima città, ma la squadra non è una grandissima squadra. È una squadra che viene travolta dall'Inter anche all'Olimpico, una squadra che ha bisogno delle parate di un portiere per eliminare il Feyenoord, che non è la miglior versione del Feyenoord degli ultimi anni, una squadra che soffre nel primo tempo a Salerno contro l'ultima in classifica, che rischia la rimonta in casa con il Verona, che perde un Brighton qualunque, sì, con qualche riserva in campo, ma perde con un Brighton qualunque, poteva anche finire peggio, questo ti poteva perdere tranquillamente 2-0 ieri. Quindi io tutta questa qualità non la vedo assolutamente. Oggi parlavo in un social, avevo fatto la domanda proprio nel gruppo intitolato a Federico Niti, famoso e bravo giornalista romano. Dice: ma a voi com'è sembrato Baldanzi? Io non riesco a metterla a fuoco, non mi convince. Allora qualcuno mi ha risposto che Baldanzi gli ricorda Cassano. Ecco, questo è quello con cui uno che parla di calcio si trova di fronte quando prova a confrontarsi, cioè io non faccio neanche, non commento neanche, no, cioè Cassano, voi ricorderete che cosa faceva a 18 anni quando esordì nel Bari contro l'Inter, cioè forse non aveva neanche 18 anni, ne aveva 17, mi pare. Quindi cioè il calcio va anche un po' capito, diciamo. Ecco, io ho sempre avuto la sensazione che i Friedkin abbiano queste carenze, e sono stati anche a lungo convinti
un direttore sportivo che ti porta un Reynolds, un Vigna, uno Shomurodov, ma tanti ne potrei nominare, un Celik stesso che oggi viene fatto passare per un ottimo terzino perché fa parte del tentativo di De Rossi di valorizzare al massimo il materiale umano che ha, gratificando un po' tutti, facendo giocare un po' tutti, anche il minutini a Joao Costa ieri contro il Brighton, sempre per gratificare un po' tutti, fa fare presente un po' a tutti, e va bene così, ma insomma noi poi quando vediamo in campo Christensen, cioè capiamo che sono stati commessi degli errori, no, nella costruzione di questa squadra. E sono errori abbastanza imperdonabili, perché sono errori di gestione delle risorse umane che si possono fare nella prima stagione, ma poi bisogna mettere in ordine la situazione e capire cosa non va. Questo non è stato fatto. La Roma non veniva difesa da nessuno se non da Mourinho, che faceva un po' tutto, ormai in questa società. Faceva più il direttore tecnico che l'allenatore, quindi faceva quasi il direttore sportivo, cioè c'era proprio una carenza, c'è stata una carenza in questi anni, si vuole dare tanto potere a questa Lina Soluku, Soculu, come cazzo si chiama, che non lo so io fino a che punto possa capire calcio, perché tra l'altro ritengo che a questi livelli il pallone, un campo di pallone, bisognerebbe anche averlo un po' praticato, bisognerebbe averlo anche un po' giocato il calcio per capire certe cose. Non so la Lina Soluku fino a che punto capisce tecnicamente e tatticamente una partita. Gli si vuole dare tanto potere, ma a me sembrava invece che la Roma avrebbe avuto bisogno di altre figure, ognuna con il suo compito specifico e non con alcuni elementi sui quali si concentrava e si concentra, diciamo, tra virgolette, il potere decisionale. Ecco, ci voleva uno adibito, per esempio, nei rapporti con la stampa, eccetera, eccetera, visto che c'è questa grande carenza di comunicazione, queste situazioni qua. Per tutti questi motivi io chiedo che i Friedkin lascino la proprietà di questa nostra grande squadra a un grande gruppo che venga a Roma fin da subito con le idee chiare. Non è nemmeno De Rossi l'allenatore del futuro, secondo me. Capitan futuro non è l'allenatore del futuro, può essere un allenatore valido nel presente, non ha un compito semplice. Perché questa Roma è molto appesa ad alcuni giocatori che quando si infortunano lasciano delle voragini. L'abbiamo visto molto bene con Smalling, nel caso di Smalling, perché io sono convinto che se Smalling non si fosse infortunato e fosse rimasto fuori per 5 mesi, Mourinho sarebbe ancora allenatore della Roma, perché la Roma non avrebbe avuto tutti i problemi che ha avuto in fase difensiva e avrebbe potuto continuare a giocare a tre in difesa con profitto. Quindi non è un compito facile, ma non è De Rossi che ci può guidare poi nel medio periodo verso lo scudetto, verso risultati importanti. Per arrivare a lottare per lo scudetto ci vogliono i famosi Antonio Conte, questi giocatori qua, questi allenatori qua. Per cui per arrivare a fare questo serve una società molto forte economicamente, che abbia anche voglia di mettere soldi liquidi, di rischiare, ripartendo da zero senza tutti i vincoli del fair play finanziario, eccetera. Fare il primo anno una campagna acquisti importantissima, faraonica, perché noi capiamo tutti, secondo me chi capisce qualcosa di calcio capisce che a fine stagione sono molto pochi i giocatori che andrebbero confermati in questa Roma. Ecco, io direi sicuramente Mancini, sicuramente Dybala, che è il giocatore su cui ripartire, anche se ha questi problemi fisici, ma ha una qualità enorme.
Svilar, se continua a giocare così, probabilmente si meriterà anche la riconferma. Tutti gli altri giocatori, secondo me, sono un grande punto interrogativo. Lukaku, non lo so se ci sarà la possibilità di confermarlo, perché costa anche tanto. Diciamo che si può confermare Sharawi, si può dare magari fiducia a Angeligno se in questo finale di stagione disputa un buon finale di stagione, ma gli altri giocatori fra problemi fisici e limiti di età, come nel caso di Spinazzola, che è un giocatore che ha qualità, l'abbiamo visto anche ieri col Brighton, quando ha colpito il palo esterno, ha fatto un'azione strepitosa, ma purtroppo ha i suoi anni e non può giocare tante partite allo stesso livello. Quindi sono a mio parere molti giocatori che vanno cambiati per competere per lo scudetto. Poi se vogliamo continuare a lottare per il quarto o quinto posto, allora possiamo tenere Pellegrini, Cristante, andiamo avanti così. Ecco, un altro su cui puntare per il futuro è Bove, che è un giocatore molto giovane, chiaramente, e che si farà, che migliorerà ancora, ma che è già molto utile. Ma tutto il resto, da Celic a Cardiff a Christensen e tutto qua, lo stesso Admoon, cioè sono giocatori di Cagliari, Llorente, sono giocatori che puoi tenere, ecco, magari per fare la riserva, no? Lo stesso Mourinho disse che Ndicka è stato preso per fare panchina, no? Non sono questi giocatori con i quali tu puoi andare a lottare per lo scudetto, ma lo scudetto ti vuole devi fare salire di livello. Per salire di livello serve vendere la Roma a un gruppo arabo, non arabo, gruppo PIF, gruppo quello che vai. Primo calciomercato faraonico, grandi giocatori, un allenatore che può essere Conte, può essere chi vi pare a voi, ma un allenatore che ha delle vittorie nella sua storia, nella sua bacheca, che ha vinto anche a livello internazionale, eccetera. E a questo punto si comincia seriamente, dopo tanti anni, troppi anni, a competere, a essere competitivi fino all'ultima giornata per vincere qualche cosa di importante. Altrimenti, con questa politica dei piccoli passi, a fare festa sarà sempre soltanto il cassiere della Roma, che passa da un tutto esaurito all'altro, perché sfruttando, speculando sulla grande passione dei nostri meravigliosi tifosi, impagabili tifosi, che però alla lunga si stancheranno pure di dare tutto se stessi alla causa della Roma, ricevendo però concretamente in cambio poco, perché se pensiamo a quello che la Roma ha vinto negli ultimi 20 anni, è del tutto evidente che, diciamo, anche 22-23 anni, che il piatto sicuramente piange. È una squadra che non ha mai vinto nella tua storia quasi centenaria una Coppa UEFA, che cioè, certamente qualcosa di grave, non parliamo poi della Champions, che oggi ci appare un miraggio. Diciamo che quando io da ragazzo ho visto la finale Roma-Liverpool nell'84, un po' tutti abbiamo pensato, beh, avremo altre occasioni, visto che quella Roma è una squadra così forte, che arriva tra l'altro alla finale di Champions nella sua prima partecipazione a una Champions. Mai avrei immaginato che sarebbero passati 40 anni e non avremmo più raggiunto una finale di Champions. Forse ingenuamente pensavamo un po' tutti che ormai la Roma fosse diventata una squadra di respiro europeo, di importanza europea ad altissimo livello, ma così non è stato. Per cui gli scudetti vinti sappiamo quanti sono decisamente pochi, considerando che stiamo parlando della capitale d'Italia. In 100, quasi 100 tornei abbiamo vinto solo 3 volte, quindi c'è sicuramente molto su cui lavorare, ma il tifoso romanista è stanco dei progetti giovani, dei progetti plusvalenze, dei progetti bel gioco,
il 4-3-3, il 4-1-2-3, il 3-5-4-8, 2-5-6. Cioè, per fare i moduli ci vogliono giocatori forti. I giocatori forti costano tanti soldi, hanno degli ingaggi alti. Per comprare giocatori forti con tanti soldi ci vuole una proprietà che ha tanti soldi e che li possa spendere, perché poi i Friedkin sono stati anche molto furbi. Io dai Friedkin sto imparando delle cose a livello finanziario, perché loro sono molto scaltri, perché l'accordo con la UEFA per loro era molto vantaggioso, se ci pensate bene, è diventato anche un alibi, non possiamo comprare. Non possiamo comprare. Quindi loro hanno sempre inseguito dei colpi a sensazione in perfetto stile americano, no? Ebram pagato anche troppo, Mourinho, Dybala, Lukaku, lo stesso Wijnaldum quando arrivò era considerato un giocatore molto forte, poi si è infortunato subito purtroppo. Ma dietro questi grandi colpi poi non c'è stato un equilibrio, cioè abbiamo avuto questi grandi nomi, poi magari abbiamo avuto dei giocatori mediocri. Loro inizialmente hanno fatto vedere, insomma, che avevano capacità di spesa, 40 milioni per Ebram, il giocatore più pagato, eccetera, eccetera. Ma poi hanno cominciato a mettere tanti soldi, ma tanti soldi, tanti, tantissimi. Ammazza sti Friedkin quanti soldi cacciano, quanti mettono nella Roma, nella Roma, tutto nella Roma, nella Roma, dentro la Roma. Ma sti soldi che stanno dentro la Roma, quando questi se la vendono la Roma, se li riprendono, non è che li lasciano lì, che dici abbiamo messo tutti sti soldi, ma adesso vendiamo la Roma gratis e l'abbiamo lasciato in una buona situazione. Loro quando vendono si fanno pagare profumatamente. E si riprendono i soldi che hanno messo praticamente, che hanno investito come se avessero investito in un fondo di investimento sicuro, perché è chiaro che il valore della Roma aumenterà sempre. Quindi in realtà poi alla fine hanno speso molto meno di quello che ci fanno credere. Hanno speso nel senso che hanno sborsato, ma poi riprenderanno con gli interessi, avendo investito questi soldi in un progetto che potendo seguire da vicino. Possono seguire molto bene, perché non è quindi un progetto aleatorio, perché è un qualcosa di molto solido, visto che può contare sulla passione di una tifoseria che non fa mancare mai il proprio sostegno, che non farà mai mancare il proprio sostegno. Per cui loro adesso finisce la stagione, andrà come andrà, hanno l'alibi, noi non possiamo spendere perché dobbiamo vendere per comprare, perché ce lo impongono le regole della UEFA, capite come si sono parati bene il culo? In tutto questo chi ci rimette sono i tifosi che pagano per vedere le partite bei soldi 3 volte, per non vedere però corrisposto il proprio amore, la propria passione nel modo corretto, perché se la Roma non vince uno scudetto dal 2001 vuol dire che tutta la passione che il tifoso della Roma mette quando entra dentro lo stadio olimpico, pagando, sacrificando affetti, sacrificando. Ragazzi, parliamoci chiaro, ci sono matrimoni che sono finiti per la Roma, eh? Lo sapete, c'è gente che ha perso il lavoro per la Roma, che ha trascurato il lavoro. Capito? Cioè, la Roma è una passione incredibile, c'è gente che fa i debiti per andare allo stadio, capito? E questa è la realtà, lo sapete, chi è della Roma lo sa, chi segue la Roma lo sa. Quindi questa passione dovrebbe essere ripagata. Io non chiedo neanche di diventare il Real Madrid e il Manchester City, anche se poi in realtà la nostra città, la nostra capitale, l'Italia se lo meriterebbe, ma chiedo una proporzione. Ecco, io non chiedo neanche più di essere competitivo, io chiedo una proporzione tra gli investimenti che vengono fatti, i giocatori che vengono comprati, lo spettacolo che viene offerto, i risultati che vengono conseguiti, e
e l'amore, la passione di questa tifoseria. In questo momento questa promozione non esiste.